bisogna sensibilizzare un po' i fruitori del boschetto a non lasciare cartacce, residui di merende, bottiglie vuote, bottiglie di birre, perché comunque il parco è di tutti, bisogna preservare la natura, bisogna preservare il vivere civile. Siamo qui con le guardie ambientali e alcuni volontari, noi ragazzi del Forum dei Giovani, e stiamo ripulendo un po', stiamo provando a ripulire questo, il parco Tortora Braida, che si trova in condizioni un po' pietose, diciamo. E visto che comunque si avvicina la riapertura del parco al pubblico, finalmente in condizioni migliori, hanno comunque ripristinati alcuni percorsi per il jogging e varie altre attività fisiche. Brava, la campagna del grano, vai! E abbiamo anche Ciro Pavone stamattina qui a lavorare con noi, la prima volta nella sua vita sta lavorando con noi, è sempre una prima volta. È vero! Poi veniamo anche filmati. Allora, questa è una grandissima iniziativa partita dal gruppo dei Forum dei Giovani che si è da poco costituito, quella di pulire, di mettere a nuovo l'area, forse l'unico polmone verde che c'è nella nostra cittadina. Noi come comune abbiamo appoggiato questa iniziativa, abbiamo messo a disposizione mezzi, uomini, tutto quello che a loro poteva servire. E ci saranno altre iniziative che seguiranno queste, infatti il 28 faremo tutta la giornata qua con tutti i bambini delle scuole elementari di Santa Anastasia. L'unica cosa negativa di questa giornata è la scarsa partecipazione della popolazione, perché nonostante siano stati messi i manifesti, siano stati fatti i volantini, la popolazione non ha partecipato. Gli unici gruppi che ci sono il Forum dei Giovani, Guardia Ambientale e Protezione Civile e nessun altro. Io spero di invogliare tutti i cittadini a partecipare a queste iniziative, perché bisogna ricordarsi che il paese è nostro e siamo noi che lo dobbiamo mantenere pulito. Dove vuoi andare? Al Forum. Per quando ci stanno? Ancora. Al Forum, ma è proprio strage. Ma ogni tanto è importante. Chi è stato eletto? È stato eletto una sola volta, conviene che venga eletto la seconda volta e quindi maturare i diritti pensionistici. E poi c'è la legge elettorale, non conviene a nessuno che si faccia. E tu ti sei fatto il calcolo di quando andrai in pensione e quando percepirai? Io in pensione non c'entro. Perché? Per il semplice motivo che... Sei lavoratore autonomo. Cominciato a lavorare a 35 anni, quando... Quanto cazzo la prendi? Quanto cazzo la prendo questa pensione? Non la prenderò mai. E come me, un migliaio di giovani. Di Frea la piglia la pensione? Di Frea sì. Io piglia la pensione in validità però. Perché se c'è una pensione non ho preso, che non la prenderò mai. Buona domenica, ciao. Ciao ragazzi, buona giornata. Credo che questa iniziativa portata avanti da un gruppo di giovani che non ha fini politici, ma che vuole semplicemente impegnarsi per il territorio, e mi riferisco al Forum Giovani, abbia fatto in primis una buona cosa facendo risparmiare alla comunità 3-4 mila euro, credo. E in secondo luogo ha messo in atto quel processo di cittadinanza attiva che spesso manca. La cosa, diciamo, che più fa rammaricare è che manca sempre un po' di partecipazione. E queste associazioni politiche e parapolitiche, invece di criticare, farebbero bene a parteciparvi.